Ciao a tutti ragazzi di Tecnoandroid e benvenuti al nostro unboxing dello Zucca Z1, smartphone di marca pressoché sconosciuta, ma che ricordiamo essere prodotto da compagnia, ovvero azienda Lenovo, vedete, a Lenovo Company, quindi uno smartphone che viene sì venduto sotto forma di Zucca, ma è sostanzialmente uno smartphone Lenovo. In questo video vedremo l'unboxing con il contenuto della confezione originale. Poi successivamente invece avremo una visione più approfondita del prodotto. Confezione standard, vedete, è un quadrato di cartone, cartone molto duro. La confezione ricorda particolarmente ad esempio quella dei Meizu, perché vedete si apre a libro. Qui troviamo immediatamente il nostro terminale che si estrae con un po' di difficoltà, però vedete smartphone da 5,5 pollici con caratteristico tasto home centrale, i tasti di accensione e spegnimento del volume posti sul bordo realizzato in metallo, i due altoparlanti sono stati posizionati sulla parte sul bordo inferiore con il microfono micro USB, mentre superiormente abbiamo jack da 3,5 mm per ascoltare la musica. Il lato destro l'abbiamo già visto, il lato sinistro invece trova posto lo slot per inserire la micro SIM. Questo perché la cover posteriore realizzata, sentite, in plastica non è rimovibile, quindi per inserire la SIM sarà necessario rimuovere questo piccolo sportellino laterale. Lo schermo, abbiamo detto, 5,5 pollici con tasto home centrale, fotocamera anteriore e altoparlante per le chiamate. Successivamente invece vedremo più approfondito anche tutto il discorso software e hardware prestazionale. Proseguendo nell'unboxing, cosa vediamo? Tramite questa linguetta accediamo alla parte posteriore della confezione, abbiamo la graffetta per aprire lo sportellino laterale, qui troviamo l'alimentatore da parete con, vi faccio vedere direttamente, con ingresso USB, eccolo qui. Poi qui troviamo micro USB to USB per la ricarica o il collegamento al computer, vedete, tutto ben impacchettato, mentre in questo caso noi abbiamo graffetta con all'interno di questa piccola confezione tutta la manualistica del caso per imparare ad utilizzare il terminale. Ora quindi non ci resta che provarlo e fornirvi una recensione più approfondita.